con Daniele Azzeni per presentare il suo film Inferru, in programma al Festival Cinema Ambiente di Torino il prossimo 3 ottobre 2020. Daniele, ben trovato. Ciao, buongiorno Federico. Come lo presenteresti questo lavoro? Partirei col dire che la parte visiva di questo lavoro è costituita esclusivamente da materiali d'archivio che riguardano la realtà mineraria e industriale del Sulcis Iglesiente, prevalentemente della seconda metà del Novecento, quindi dagli anni 60 agli anni 80. Mentre il racconto è affidato a una voce narrante che appartiene a un anziano minatore che viene travolto da una frana mentre sta minando una galleria della miniera immaginaria di Inferru, che è la miniera che dà il titolo al film. In sardo, Inferru vuol dire inferno, e quindi questo minatore in punto di morte esprime i suoi pensieri più nascosti e profondi, dando vita ad un flusso di coscienza, un monologo interiore che è al contempo esistenziale e di critica sociale. Quindi ci sono queste due dimensioni che scorrono parallelamente, la dimensione intima e privata, che dialoga costantemente e si scontra anche spesso con le questioni sociali che riguardano la dura realtà di Inferru, con i minatori continuamente vessati dalla società mineraria che è proprietaria di tutto il visibile e l'invisibile. A un certo punto il minatore dice che è proprietaria perfino della nostra vita. Com'era nato il progetto? Ha una gestazione molto lunga. Io avevo l'intenzione di continuare a esplorare questa forma narrativa che ho utilizzato in un film precedente che si intitola I morti di Alos, quindi il recupero e il riutilizzo del materiale narrativo con finalità narrative, quindi un riutilizzo che un estrapolare dal materiale d'archivio delle immagini e dare un nuovo significato a queste immagini, come se fossero, insomma, relative a una realtà che è fittizia, ma che è profondamente radicata comunque nella realtà che si vuole rappresentare. E poi, insomma, c'è stata una forte esigenza di raccontare il mio territorio di appartenenza, che è il Sulcis Iglesiente, attraverso il mio personale punto di vista, una realtà che avevo già indagato precedentemente. Ad esempio, il mio primo lavoro, Racconti dal sottosuolo, è costituito da testimonianze di anziani minatori che raccontano la vita in miniera, ma dopo aver indagato, aver studiato questa realtà, ho sentito l'esigenza di raccontarla attraverso il mio punto di vista, quindi anche operando una trasfigurazione che potesse permettermi di raggiungere un più alto grado di verità rispetto alla realtà apparente. Dove hai preso il materiale d'archivio? Principalmente alla Cineteca Sarda, che è partner del progetto, e riguarda principalmente dei documentari girati nel territorio del Sulcis Iglesiente, e documentari anche molto importanti, come ad esempio quello di Fiorenzo Serra, L'ultimo pugno di terra, oppure molte sequenze sono tratte da dei lavori di Salvatore Sardu, che è un documentarista sardo molto attento negli anni 60 e 70 alle realtà sociali del Sulcis Iglesiente. E poi c'è anche tanto cinema di famiglia, digitalizzato, stiamo parlando dei film in 8 mm girati dai cineamatori, insomma, nel periodo che va dagli anni 70 agli anni 80. Questo materiale è stato raccolto e digitalizzato da un'associazione che si chiama Paesaggi di Famiglia, che mi ha messo a disposizione questo materiale, quindi prevalentemente le fonti sono queste. Che percorso farà ora il tuo lavoro? Sarà il 3 ottobre al Festival Cinema Ambiente a Torino, poi successivamente sarà proiettato in un festival qui in Sardegna, e poi spero, insomma, che continui questo suo percorso nei festival e nelle rassegne, perché, insomma, è l'unico modo di distribuire un film indipendente come questo. Quindi spero che ci siano delle opportunità in questo senso, che stanno già nascendo, ma devono essere ancora valutate e definite. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Una pagina Facebook che è appunto quella del film Inferru, dove
sto cominciando a inserire tutto il materiale informativo che riguarda la distribuzione del film, e poi chi vuole organizzare una proiezione può scrivermi direttamente, il mio indirizzo è danieleazzeni@gmail.it per organizzare una proiezione, insomma. Inferru a Cinema Ambiente a Torino, sabato 3 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Azzeni. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, grazie mille Federico, a presto.